successo? È caduta una pala di legno, rigorosamente di legno. Tutti gli strumenti sono original. E allora, l'uva pigiata si è fatta tanta, la stanno riportando al centro nell'attesa che ci sia il successivo carico dello scecco. Colgo l'occasione per fare un altro ringraziamento all'assessore alle attività produttive Edi Tamayo, che ci ha permesso di ottenere un finanziamento per continuare con le attività di promozione del nostro territorio. Quindi un caloroso grazie anche all'interno della verso la bocca della Vini Comunali, che hanno allegramente lavorato qui per la realizzazione del villaggio. Ci sono sempre vicini, sempre disponibili. Ringrazio i ragazzi dei fondi PUC, grazie a loro, da quelli che tocca e Latina, ma l'amico Romano mi è venuto un voto di memoria, non mi ricordo il nome, Peppino. Il sole di stamattina mi ha fatto male, ho preso troppo sole in questi giorni, monta, smonta. Pigiatori, avremo anche il resto della chiurma che sfilerà lungo le vie di Piedimonte, tutti i piedimontesi con il loro stendardo, nostro gruppo folcloristico a chiurma che dal 1998 il profumo del mosto si propaga nell'aria. Si sente l'odore delle castagne, odore di torrone. Quindi vi invito a visitare i nostri stand gastronomici ed enogastronomici, ad assaggiare il vino. Abbiamo l'ONAV, gruppi provenienti da un po' tutte le province siciliane. Un applauso a Iumbrillara, maestro, grazie. Qui si continua a pigiare incessantemente.